Caro segretario Furlan, mai come oggi le donne italiane si sono impegnate in modo fortissimo, sia quelle che lavorano nel settore sociosanitario, che le madri di famiglia che hanno dovuto gestire un'emergenza enorme. Ora le donne sono multitasking, però queste donne hanno dovuto fare caregiver nelle famiglie a tempo pieno, gestire la famiglia, gestire questi figli improvvisamente a casa dalla mattina alla sera e lavorare. Io vorrei una riflessione anche per loro, perché questa quarantena forzata, questo modo diverso di vedere la libertà, le porta a celebrare un 25 aprile dove il peso è stato soprattutto sulle spalle delle donne italiane, Furlan. Ma non c'è dubbio, le donne lavorano molto spesso in settori che non hanno mai smesso di lavorare un minuto all'inizio della pandemia, purtroppo, che ha coinvolto anche il nostro paese. Lavorano negli ospedali, infermiere, medico, donne, tante radiologhe, impegnate in una lotta contro, anche contro il tempo, oltre che contro il virus, per salvare le vite delle persone. A loro io credo vada innanzitutto il nostro pensiero, il nostro forte ringraziamento. Ma le donne lavorano anche nei supermercati, quei supermercati che non hanno mai chiuso, nemmeno la domenica, nonostante la pandemia, nonostante la paura del contagio, in tanti servizi pubblici e anche servizi privati che hanno continuato a stare vicino ai cittadini e ai loro bisogni. Le donne italiane sono straordinarie, di un grande coraggio e di un grande senso di responsabilità. Lo sono oggi come lo sono state nella resistenza, spesso un po' dimenticate. Noi abbiamo avuto delle figure femminili durante la resistenza davvero straordinaria, dobbiamo moltissimo a queste nostre madri che hanno dato poi un contributo anche lì straordinario, penso a Tina Anselmi, a Nilde Iotti, durante la stesura della nostra Costituzione. Parliamo sempre dei padri costituenti, ci dimentichiamo le nostre madri costituenti, che sono state invece donne di grande coraggio, grande capacità e grande determinazione. Quindi non sono stupita che anche in questo momento così particolare del nostro paese, dove ognuno di noi vive anche le sue paure, i suoi timori, ma anche tante speranze, le donne stiano dando un contributo straordinario. Dovremo ricordarcelo anche dopo, quando riprenderemo la nostra vita, tra virgolette, normale, e spero davvero che in quel consesso affrontiamo alcuni problemi che mai sono stati risolti, a partire dalla parità dei diritti, dalla parità di salario, dalle discriminazioni che anche nel lavoro oggi le donne continuano a vivere, magari anche con una voglia, un pensiero diverso, molto più operativo, molto più determinato rispetto al tema della violenza sulle donne, che purtroppo è diffusa nel nostro paese. Questo termine del femminicidio che abbiamo imparato a usare in questi drammatici anni significa quante donne vengono percosse, picchiate, alle volte anche uccise, magari dentro le mura domestiche. Ecco, rispetto per le donne e riconoscimento per il loro ruolo importantissimo, anche in questo momento ci deve poi far cambiare culturalmente, non solo culturalmente, l'atteggiamento di un paese che spesso invece si dimentica del loro straordinario contributo. Volevo chiederle che messaggio, oltre a questa riflessione che è assolutamente indispensabile,
Lei vuol dare alle giovanissime donne, a quelle che si stanno affacciando ora, non solo al mondo del lavoro, quelle che quest'anno faranno la maturità, una maturità bizzarra, senza i professori fisicamente, senza aver completato gli ultimi mesi di scuola? Guardi, continueranno a portare avanti, io sono convinta, le giovani donne, battaglie che mai sono state completate nel nostro paese, e a immaginarne anche di nuovo. Noi abbiamo un numero di donne giovani laureate davvero notevole nel nostro paese, sono più le donne che gli uomini che con successo terminano il loro percorso scolastico. Abbiamo tante donne ricercatrici, infermieri, dottoresse, medici donne molto brave, che sono oggi costrette ad andare all'estero per trovare lavoro o per avere uno sbocco al loro percorso di carriera. Ecco, la battaglia da fare è proprio questa, fare in modo che le donne italiane trovino innanzitutto nel loro paese la possibilità di costruirsi un futuro e di contribuire al futuro del paese. Ad esempio, alle tante ricercatrici che abbiamo, quasi sempre con contratti di lavoro precari, e che invece in altre parti del mondo sono assolutamente valorizzate. Ecco, queste sono, credo, le battaglie che impegneranno le nuove generazioni delle donne. Noi contiamo tanto su di loro, sono il nostro futuro e il futuro del paese. Oggi vivono un 25 aprile molto particolare, come peraltro tutti gli italiani, tutte le italiane, particolare perché non possiamo stare assieme fisicamente, non possiamo ritrovarci nei cortei, nelle piazze, ma non per questo di minor significato, anzi anche di più. Noi abbiamo avuto un lascito da quelle generazioni davvero prezioso, la conquista della libertà, questo termine che ci ricordiamo che significato profondo ha quando vediamo che può essere rimessa in discussione, quando è messo a repentaglio. Bene, conquista della libertà ha significato un grande coraggio e anche tanti morti e tante morte per la libertà. Oggi il lascito è quello di continuare a farla vivere questa libertà, che non può prescindere dalla democrazia e non può prescindere dalla giustizia. Una democrazia non giusta, non partecipativa, è molto, molto limitata. Oggi conquistare la libertà ogni giorno significa affermare il bisogno di giustizia sociale nel nostro paese come nel mondo. E dentro la giustizia sociale c'è il diritto al lavoro. Mai come in questo momento, vivere momenti che si sta insieme, anche virtualmente, come il 25 aprile, come sarà ovviamente il 1° maggio, ha questo significato. Il lavoro rende giusta una comunità e una società e diventa espressione di partecipazione per le persone. Raccogliamo tutto questo da un testimone di migliaia e migliaia di uomini e di donne che sono stati pronti a sacrificare anche la loro vita per la conquista della libertà. Noi dobbiamo essere in grado di creare un paese più giusto, un paese dove la solidarietà fonda il rapporto tra le generazioni, tra gli uomini e le donne, e consegnare a nostra volta alle giovani donne e ai giovani uomini del nostro paese qualcosa di meglio di quello che hanno vissuto fino ad oggi.